Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of The Twilight Zone 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, ci siamo lasciati lo scorso episodio che ho fatto un po' di robina della Tinker. E giusto per parlarne, ho riempito completamente il barrel della cobblestone. Infatti, per metterla via ho fatto il triple compress, il double compress e il compress cobblestone, perché ero totalmente pieno di cobblestone. Allora, cosa ho pensato io? Scusate, ho avuto un attimo di singhiozzo lungo e ho tagliato. Allora, cosa ho pensato io? Ho detto, bene, visto che abbiamo tutte queste risorse, dovremmo iniziare a potenziare il nostro arsenale di chest. Scusate, continuo a singhiozzare. Dovremmo iniziare a pensare a potenziare anche queste. Ma per fare un solo potenziamento di questo ci vogliono due pistoni, un barrel, e per farne tre ce ne vogliono tre di questi, per farne nove ci vogliono tre di questi e così via. Allora, cosa ho pensato io? Ho pensato di iniziare a fare un po' di roba alchemica, un po' di Project E. Ma voi penserete, che palle, quindi ti devi mettere a scavare un'altra volta, fare un'altra stanza, oppure dovrai stare in questo spazio ridotto? Beh, non esattamente. Allora, sì, iniziamo a fare la Project E, ma la stanza già l'ho preparata. Tadan! Eccola qui. Questa è la stanza delle crafting table, quindi tutto quello che non è Tinker qua sopra lo toglieremo, ovvero questa. Queste qua le lasceremo per comodità, ma queste, per dire, le togliamo. E anche i libri, direi che possiamo toglierli e andarli a mettere di sotto. Oh, tu vieni con me. Eccoci qua. Così abbiamo tutti gli spazi divisi per le cose, ti ho detto, mettiti qua, per le cose utili e le cose specifiche. Allora, vediamo, dov'è che ho più spazio? Direi di qua, però qua mi piace di più, quindi di qua faremo la stanza delle chest, mentre di qua faremo la stanza della magia. Ho già iniziato a fare questa stanza, taglio un attimino e faccio la stanza dell'alchimia. Ok, la stanza è fatta, ho fatto qualche lanterna giusto per illuminare il centro. Via tu. Allora, vediamo, il centro è qua. E qua. Perfetto. Le lanterne stanno sempre bene in una stanza dell'alchimia. Allora, vediamo cosa ci serve in particolare. Allora, iniziamo dalle cose basi. Quindi, Project E. Allora, ci serve principalmente la Philosopher's Stone. Andiamo a prendere la Glowstone, che siamo andati a fare all'inferno, anche per quella ne ho presa tanta, e della Redstone e un diamante. E facciamo la nostra carissima Philosopher's Stone. Eccola qui. G è per cambiare coso e V per cambiare modalità. No, G per cambiare modalità, V per aumentare la carica. Oh, e qua? Cosa? Ah, ok, c'era un errore. Mi stavo preoccupando, ho detto, cosa è successo qui? Ma perché? Scusami, eh. Ok, ricarichiamola, magari non al massimo, così non ci sono problemi. Poi dovrò vedere anche fuori dov'è che c'è la cobblestone per cambiarla ancora. Per adesso questa stanza è fatta, che era quello che mi interessava. Qua fuori non mi interessa, andiamo qui. Ah, è tutto così comodo con la Philosopher's Stone. Vero Harry Potter? E ecco fatto, anche questi. Ecco qui, oh, un pezzo di terra che diventerà stone e poi diventerà cobblestone. Eccola fatto. Scarichiamola adesso.
Ok, abbiamo fatto la Philosopher's Stone, che era la cosa principale da fare. Ora direi di fare anche i bastoni, che sono comodi per trovare i materiali. Ma una cosa importante che dobbiamo fare assolutamente è la transmutation table. Quindi andiamola a fare subito. Olè. Allora, mi serve cosa? Vediamo. Ossidiana e stone. Per farla portatile invece cos'è che mi serve? Perché non me la fai vedere? Ah, ok, giusto. Vabbè, non serve tanto, la possiamo fare subito. Allora, scusami un attimo. Achievement. Della Project Day io ho fatto questa. L'ho appena craftata, eppure non mi ha detto niente. Ah, giusto. Vabbè, tanto me ne servono un paio. Me ne servono due se non sbaglio, quindi la rifaccio anche, guarda. C'ho talmente tanti materiali che posso permettermi di farla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Un altro diamante. Eccola qua. La migliore amica di un alchimista. Poi abbiamo detto ossidiana e stone. Ossidiana ce l'abbiamo giusta giusta e stone. Vediamo, achievement. Dobbiamo fare la transmutation table, che si fa così. Anzi, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tac. E uno. No, cos'è che manca adesso? Per fare il tablet? Ah, il dark matter, ok, niente. Niente tablet per adesso. Per adesso abbiamo la transmutation table e allora ne facciamo anche due, guarda. Ne faccio due che sono sempre comode. Dov'è? Qua, no, questa e la mettiamo qui. Questa ce la teniamo, vediamo. Avevo un table. Ah! Porca miseria! Un tavolo con una cesta una volta. Non mi ricordo che fine abbia fatto. Quindi la lascerò qui. Allora, tu ormai non mi servi più. Grazie. E mettiamo questo tablet, direi qua. Sì, è comodo. Mentre l'altro lo andiamo a mettere di sotto. Poi abbellirò questa stanza, ovviamente. Abbellirò. La farò un po' meglio. Facciamo così. Questa è tutta la parte della Project T. Mentre qua facciamo la magia normale, ovvero le pozioni e tutto. Però mi potrei allargare tipo fino a qua, questa zona. Quindi questo angolino è per la magia normale. E direi già di prendere le cose allora. Poi abbiamo fatto il tablet. Adesso mi servirebbe questo qui. L'energy collector, mi servirebbe l'antimatter, mi serve l'ossidiana. Per fortuna adesso abbiamo il tavolo per impararle le cose. Allora, prima di tutto, prendiamoci questo. No, tu non mi servi, mi serve il legno normale. Poi, quanti erano? 7, sì. Poi mi serve questo qua. Mi serve il pistone. Dov'è? Avevo un pistone, eccolo qui. Allora, mi serve un barrel. Eccolo qua, bello. E glielo insegniamo. Imparato. Poi, mi serve il pistone. Imparato. Abbiamo giusto giusto due pistoni. Quindi facciamo questo. Così abbiamo uno storage update e glielo insegniamo. Eccolo qua. Ora mi servirebbe. Com'è che si faceva? Vediamo. Jabba the hat. Questo qua, quindi legno normale e le fence, che ne ho ancora un paio. Quindi un. No, si mettevano agli angoli. 1, 2, 3 e 4.
e legno normale 1, 2, 3, 4. Eccolo qua, abbiamo l'MK1 imparato. Glielo mettiamo a quello della cobblestone. E visto che ne abbiamo un po', io farei così: buttiamo questo qua e ci prendiamo questo, viene 900, quindi consumiamola tutta questa cobblestone per adesso. Dove sei? Qua, uno. Me ne serve ancora un altro. Facciamo quanto viene i 900? Oh, almeno ce ne liberiamo un po', ma facciamo anche un po' di spazio. Me ne serve ancora quanto? 300. Tanto di cobblestone, hai voglia che ne faremo. Eccoci qua, 3 storage update. Li uniamo assieme e facciamo lo storage update 3. Glielo insegniamo. Ecco fatto. E glielo metto. Non è now update. Ok, ti serve anche quello di ferro. Lo facciamo subito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Storage update 2. Anzi, structure update 2. Te lo insegno. E te lo metto subito. Eccoci qua. Quanto, scusami. Ah, ok. Ecco fatto. Ora è updateato. Possiamo mettere più di 64 blocchi. Però non era il mio intento fare questo, ma l'abbiamo fatto, quindi va bene così. Allora, abbiamo detto, torniamo sui nostri passi. Project E. Mi servirebbe una clay star per fare il Mobius, mi serve questo, quindi mi serve il carbone. Sì. Allora, mi serve tutto questo. Anzi, giusto, già che ci siamo, io trasmuterei un po' di questo oro in carbone, perché ne abbiamo veramente poco. Bruciamo tutto l'oro. Mi prendo uno stack, due stack di carbone, tre stack di carbone. Wow, guarda quanta roba che mi ha fatto l'oro. Quindi ti insegno anche la redstone. Torna indietro, grazie. La lanterna te la posso insegnare. La glowstone te la posso insegnare. Il ferro te lo insegni. Vediamo tu. No, non può essere insegnato. Il pane glielo insegniamo perché serve. La torcia pure. Questa la possiamo insegnare? Non credo, perché è incantata, mi sa. Questa neanche gliela possiamo insegnare. Le fence te le insegni. Il vetro non lo impara, va bene. Va bene così. E questo glielo insegniamo perché serve. Ok, abbiamo un bel po' di carbone, quindi facciamo così. Vieni qua. No, mi servono 4 spazi, quindi... Scusami, achievement. Ok, un achievement è fare il dark matter e l'altro è fare la cesta, ok. Quindi, no, me ne serve ancora uno. No, ho sbagliato. Eccolo qua. Non me ne serviva così tanto, cioè avete ragione, però me ne servirà un po'. 16 di questo, ok, quindi utility. Me ne servono altri, quindi me ne servono 8, quindi tac. Ecco fatto, avevo ragione. 1 e 2. Ah, fanculo. E 2. Eccoli qua tutti e 8. Utilità, mi serve un altro diamante che direi di insegnare. Ehi. Un po' di lapislazzuli li buttiamo, tanto non mi servono. I lapislazzuli sono un'ottima merce di scambio, effettivamente. Diamante insegnato. E facciamo la nostra bella Claystar. Oi. La nostra bella Claystar Ain. Che è la nostra, contiene energia. E gliel'abbiamo insegnata ed è già piena. Una Claystar Ain tiene... costa quanto? Quanto costi? 24.000. Eccone un'altra. Eccone un'altra. Ed eccone un'altra ancora.
le fondiamo tutte e quattro assieme e facciamo la Claystar's Way. Niente achievement adesso per questo? No, dobbiamo arrivare alla Omega. Quindi ti insegno anche la Zway. E adesso non hai più energia in eccesso. Fantastico. Ok, abbiamo fatto anche la Claystar. Direi che mi manca solo... Vorrei farlo il piccone, giusto per curiosità dovrei farla una cosa col piccone. Abbiamo detto che dobbiamo fare questo. Mi serve un blocco d'oro e mi serve questo, e un blocco di diamante. E anche questo, un altro blocco di diamante. Ecco perché ero venuto su. Dovevo insegnarti la cobblestone e non sono andato a prenderla. Fantastico. Facciamo così allora. B. Un secchio di lava. Grazie. Facciamo un buco nel terreno. Facciamolo qua. No. Potrebbe bruciare tutto e non è quello che voglio. B. Mettiamo qui, prendiamo un altro secchio. Grazie, acqua. Olè. Facciamolo qua dentro casa. Tanto adesso abbiamo la nostra bella... Ho sbagliato. La nostra bella... Come si chiama? La... Porca puttana. La Philosopher's Stone adesso abbiamo per poter rimettere a posto il pavimento. Ecco fatto l'ossidiana, la prendiamo subito. Usiamo quello di diamante perché sennò mi rompo tutto il pavimento. Ma perché non riesco più a cliccare la F? Ecco fatto, insegniamogli l'ossidiana. Magari gliel'avevo insegnata, no, per fortuna. Ecco fatto, mi serve l'ossidiana. Prendiamone un bello stack e questa la bruciamo. Mi riprendo l'energia. E facciamo subito, allora mi serve della glowstone che ho messo via, anche questa la insegniamo. La glowstone è una delle cose anch'essa più costose, effettivamente. Allora, facciamoci un po' di glowstone. Infatti, vedete, 16 pezzi di glowstone ci hanno prosciugato 24.000 di EMC. Costa 1.500 l'una, mannaggia a lei. Allora, abbiamo detto mi serve il diamante, il vetro, porca miseria tua sorella. Dovrei mettergli efficacia a questo piccone, però tanto fra poco non mi servirà più. Abbiamo detto mi serve il vetro, eccolo qua. Allora, vetro dove sei? Ti mettiamo due pezzi qua, ah no, prima... Due blocchi di diamante, primo e secondo, questi qua, uno lo mettiamo qui, dov'è il vetro? Qua, no, cos'è che manca? Ah, mi sa la fornace, vediamo subito. Sì, infatti, manca una fornace, è per questo che non serviva questa. Ok, eccoci qua. Il Lantimeter Relay MK1. E ci serve, abbiamo detto, una fornace. Fornaci ne abbiamo? Direi di no. Uno stack. Facciamo una e due fornaci, così una gliela insegniamo. Blocco di diamante, glowstone e il vetro. Eccolo qua, l'Energy Collector. Adesso, con questa glowstone, facciamo le magie. Allora, l'Energy Collector e l'Antimatter Relay, devo un attimo vederle perché non mi ricordo già più come funzionano. Allora, questo trasforma gli oggetti in energia e può essere utilizzato... Per caricare questo qua. No, il contrario. Questo carica questo. Ma se bruciamo la roba dentro questo, velocizza questo qua. Quindi se io gli metto adesso un pezzo di carbone. Porca miseria. No, non era così che funzionava.
Mi sto confondendo? O forse era davanti? Non mi ricordo più. Devo un attimo rivederla. No. Ah, ma certo. Allora, come funziona? Ve lo rispiego un attimo velocemente. Allora, questo velocizza questo per via della luce. Più ne mettiamo attorno questo, più questo prende energia. Questo invece, con la glowstone, velocizza, oltre se stesso, velocizza quello che fa questo. Cioè, più luce c'è in questo, più il processo che questo fornisce a questo qua è veloce. Vedete però, quando questo lavora, questo non può dargli energia, quindi ne faremo separati. Allora, questo viene via con me. Lo mettiamo qua. Allora, sì, lo mettiamo. Dove ti metto? No, preferisco metterti nel muro. Preferisco. Allora, se ti metto qua, uno qui. Va dietro, uno va qua e uno va qua. Beh, io direi che tanto per adesso tu non servi, quindi ti metto qua dietro. E questo lo mettiamo qua. Però questo va ricoperto di glowstone. Così si velocizza. Uno qui. Poi mettiamo la cobblestone per la cobblestone per coprire. Uno va qua, uno qua, uno qua. E questo va messo qua davanti. Questo, se gli mettiamo la Clean Star qua dentro, caricherà appunto la Clean Star, il che la rende molto comoda. Me ne servono uno qui, uno qui. Uno qui e uno qui. Quindi. Qua ce l'ha già dietro. Allora, me ne servono altri 4. Non gliel'ho ancora insegnati, ma dopo glieli insegno. L'ultima cosa che dobbiamo fare adesso. Vorrei fare una cesta alchemica, ma non mi ricordo come si fanno. Vediamo subito. Serve appunto la cesta alchemica, ma la facciamo nei prossimi episodi. O potrei farla anche adesso, volendo. Potrei farla anche adesso. Ma sì, dai. Allora facciamo i bastoni e facciamo anche la cesta alchemica. Facciamo tutto subito. Allora, vediamo. Fare la cesta alchemica mi servono tutte e quattro le polveri. Per fare le polveri mi serve il charcoal, che io lo insegnerei anche. No, questo è il coal. Uno di questi, torniamo giù. Insegnato. E la cobblestone. Allora, 8 di questi. E uno di questi, ci fa 40 di questi. Poi per questo serve la redstone e il ferro, se non mi ricordo male. Esatto, per l'ultima serve un diamante e l'ossidiana. No, è il coal. Allora, coal, diamante, altri 40, ferro e redstone, altri 40. Ok, prendiamo bastoncino, uno di questi, e eccolo qua. Poi questo lo infiliamo qui e facciamo altri 8 di questi e si potenzia. L'ultimo. 8 di questi e il bastoncino, eccolo qua. Questo ci segnalerà dove nell'arco di possiamo anche cambiare modalità di dove puntiamo, qual è il massimo EMC che possiamo trovare andando avanti. In questo caso 128. 128, se non sbaglio, appunto, è il coal. Il secondo 64, non ho idea di cosa potrebbe essere l'oro e così via. Questo quasi quasi glielo insegno, giusto per le polveri pure gliele insegniamo perché
Non si sa mai che potrebbero servirci più avanti. Tanto valgono 8 ciascuna. E infine ci servono per la cesta. Quindi mi serve un diamante, due ferri, la stone. La stone c'è, i diamanti ci sono, abbiamo detto il ferro c'è, mi manca una cesta. Eccola qui. Utility. Via tu. Dove sei? Utility. Eccola qua. La cesta alchemica è fatta. Utilità, mi serve della lana e poi abbiamo concluso questo episodio. Non abbiamo abbastanza lana, ma non è più un problema la cosa. Torniamo giù a farla perché mi serve il bastone. Ecco qua la cobblestone. Che dov'è? Bruciamo. Grazie. La lana. La Philosopher's Stone non gliel'ho ancora insegnata. Ora sì. Dov'è la lana? Eccola qui. Vabbè, ti brucio. Non mi serve una seconda. Mi serviva solo per l'achievement. Utilità. Eccola qui. La nostra alchemical bag è una chest portatile. Abbiamo già lo zaino, è vero, ma è più comodo così. Così in questa potremmo mettere tipo tutta la roba che troviamo scavando, mentre nello zaino ce lo teniamo libero. Quindi signori, non voglio farle ste live su Twitch con Minecraft. Vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!